Ripetiamo. Allora, cos'è la Jungle Sound? Jungle Sound è un posto dove abbiamo fatto mille cose nel tempo, abbiamo cominciato con le sale prove, gli studi di registrazione, poi abbiamo cominciato a fare servizi per la discografia in termini di casting, produzione esecutiva, gestione di budget, eccetera, e poi abbiamo cambiato il mercato completamente e oggi lavoriamo principalmente per le aziende che vogliono comunicare attraverso la musica, quindi Heineken, la Telecom. Jungle è aperto nel 1992. Del 92, da allora quanti artisti si sono, sono passati di qui? Se batte! E chi li ha mai contati? Secondo me che c'è il giallo, c'è un'atmosfera. Un'atmosfera? Sì. Ovvero? Ma guarda, stavo parlando prima con tuo socio che mi diceva che lui è un frequentatore del jungle e ha sempre sentito un po' la differenza tra chi è un abitué del jungle e chi ci viene per la prima volta, no? Perché in effetti se viene per la prima volta magari è un po' spiazzato, perché questo è il posto, se vuoi, più informale del mondo, però io ho la fortuna di essere, io mi definisco il capitano della nave dei pirati, nel senso che ho queste squadre di lavoro che sono loro, anche loro, più altre. Che sanno scannarsi la PlayStation per due ore all'aperitivo ogni giorno, perché devono lavorare, sono un figlio, è tutta gente che deve lavorare per 24 ore in studio con una qualità, secondo me, unica. E il nome è Jungle? Il nome Jungle perché io 15 anni fa pensavo, un po' meno di adesso, adesso penso di più, però adesso camminavo sempre la giungla e quindi era la stazione del suono della giungla. La stazione del suono? Del suono della giungla. Stazione è perché no, perché ci sono tante cose sullo stesso tempo, e poi è un tributo a uno studio che c'è a New York che si chiama Power Station, che è uno studio stupendo, che adesso lo trovo. Perfetto. Quelli che vincono sono sempre quelli che hanno qualcosa da dire.